Ciao a tutti e benvenuti in questo video assaggi. Oggi assaggerò queste patatine strane, sono in Essence come marca. Questi sono Iberian Ham, patata crisp. E questi qui invece sono Honey Mustard. Sono by Rubio, che non so che sia, per il momento penso che fosse Chef Rubio, ma non credo. Sono spagnole. E questi qui appunto sono mostarda al miele, mentre questi qui sono prosciutto iberico. Allora, qua in realtà dice poco, fatto in Spagna. Ingredienti, patate, olio di semi di girasole, olio d'oliva, aroma di prosciutto, glutammato, aromi di fumo, confezionato su. Ok, qui sotto dice: il sapore più intenso e delizioso del tradizionale prosciutto iberico spagnolo. Mentre qui sotto non c'è tutto niente, solo Honey Mustard, che è ingredienti: patate, olio di semi di girasole, olio d'oliva, aroma di miele e senape, coloranti, polvere di cipolla, cumino, paprika. Fatti in Spagna, boh, gluten free. Rubio, ecco, Rubio è Rubio Snack, quindi non c'è Chef Rubio. E niente, le ho trovate al Carrefour in montagna, non le avevo viste da nessun'altra parte, quindi le assaggerò. E in più da bere questo matcha, sparkling matcha Limette, vegano, gold matcha brew made with ceremonial matcha. Questo qui, ieri siamo andati da Rollit e vendevano alla modica cifra di 3,80 euro queste bibite di matcha. Matcha is 100% pure Japanese green tea, milled into fine powder. Ok, praticamente è scritto solo in tedesco, in inglese: matcha tea drink with lime flavor. Ingredients infusion from matcha tea, sugar, lime juice from concentrate 5%, carbon dioxide, natural flavoring, lemon juice concentrate, vitamin C, copper clorofillin, 5% di contenuto di frutta. Seicha Gmbh, che è tedesca. Non lo so, praticamente è matcha al lime frizzante, tra l'altro fatto con ceremonial grade, cioè il ceremonial matcha è praticamente il grado di purezza del matcha più elevato. Intanto è torbida perché si fa il fondo sotto, va agitata, quindi la agito ancora un po', poi l'apro. Sono indecisa. Partirei con questo qui, mostarda al miele. Tra l'altro, sappiate che mi sta venendo da starnutire, potrei starnutire e non tagliare il video. Allora, partiamo da queste patatine. Ovviamente le patatine iniziano da qua giù. E che dire, sono delle enormi patatine. Sono quasi tutti i pezzi grossi, chiaramente poi un po' spezzettati, però pieni di pezzettoni e assaggiamole. Senape al miele sarebbe. Allora, il sapore non è fortissimo, quindi non dà fastidio. Non è super super forte. Si sente un pochettino il dolce del miele e si sente il sapore della senape. La patatina è molto buona, molto croccante. Ah, sono buone. Pensavo peggio. Cercavo di prendere pezzettini piccolini.
questa è un pochettino più saporita, però non è male. Allora, aprire questo tè matcha, il fatto che sia frizzante mi inquieta un po'. Guardate, ho le mani un po' sporche di patatine, quindi un po' scivolose. Ok, non è esploso. Oddio. Cioè, il colore è super strano. È verdissimo. Torbido. Come giusto che sia per il matcha. Aspetta, prima avevo dell'acqua. Perché assaggiato quelle cose là. L'odore è di matcha con un po' di limone. Oddio, che cosa strana! È stranissimo perché è frizzantino, ma il matcha, essendo appunto polvere, non viene filtrato, rimane tutto, è torbido perché è pieno di questa polvere di tè. Quindi è stranissima una bibita così densa, tra virgolette, e frizzante. Il lime si sente, ma non lo so. Assaggio le altre patatine e poi questa ci torno. C'erano diversi gusti, ho preso il lime perché mi sembrava quello più normale. C'era il lime, pompelmo, zenzero e menta e pesca e tonka. Una roba del genere, quindi non so, ero un po' indecisa. Ho preso il lime che mi sembrava quello più normale. Questi, come dicevo, sono al prosciutto crudo spagnolo. Anche qui il sapore non è super 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 forte, ma si sente. Ricordo un po' le classiche cose, tipo le croccantelle, quelle al bacon. Vagamente. Tra l'altro è gluten free e adatto ai vegetariani. Questo è solo gluten free. Ah, giusto, perché c'è il miele. Quindi tecnicamente è adatto ai vegetariani, non ai vegani, credo. Ah, guarda se contiene qualcosa che... l'unica cosa che mi viene in mente è il miele. Perché anche lì sono scuole di pensiero, ci sono alcuni vegetariani che pur mangiando magari uova e latticini non mangiano il miele, quindi magari per quello che l'hanno messo adatto ai vegetariani. Però qua, che poi qua c'è scritto suitable for vegans in inglese e adapté pour les vegetariens. Vegetalien in francese, e onestamente non capisco questo simbolo, se sia per i vegetariani o i vegani, non ho idea. Comunque io tornerei a questo matcha che è stranissimo.
l'altro per aver mangiato anche qualcosa lì. Allora, se la bevo così tanto come ho fatto adesso, si sente molto il lime, si sente che è una bibita gasata e un retrogusto un po' di matcha. Se non si beve a piccoli sorsettini, lo si tiene in bocca un po' per degustarlo, si sente tantissimo il matcha. È una cosa particolare, è una cosa che non berrei spesso, però proverei tutti i gusti. Peccato che appunto, chiaramente essendo fatto con matcha di alta qualità, vegano, super controllato, credo, con tutti, cioè proprio ingredienti puri, pochi conservanti, poche cose, così costa 3,80 euro, anche perché poi, ripeto, venduto da fondamentalmente un ristorante, non nel supermercato, ma io non l'ho mai visto il supermercato, quindi non lo so. Sono un po' indecisa su come considerare questa bevanda, cioè se è una meraviglia della vita, oppure se non lo so, probabilmente dovrei berla tutta, ma non mi sembra il caso di berla tutta adesso. Però sicuramente è qualcosa di particolare da assaggiare se vi piace il tè, soprattutto se vi piace il matcha. E è particolarissima, ripeto, proprio particolare. È strana. Vabbè, fatemi sapere se voi l'avete mai assaggiata, se l'avete mai trovata da qualche parte che non sia al ristorante, come l'ho trovata io, se l'avete trovata a un prezzo decente e soprattutto se avete mai visto queste patatine, che ripeto, io le ho viste al Carrefour in montagna, che secondo me, siccome è pieno di stranieri lì, hanno anche qualche prodotto un po' particolare che magari non si trova in tutti i Carrefour. Però devo dire che io non vado spesso da Carrefour qui, perché non ce l'ho comodo in zona, quello grande, quello con tante cose. Ho i vari Carrefour Express, ma non ci vado quasi mai, quindi magari si trovano, sono io che non lo so. Però anche queste patate qui sono strane, però sono buone tutte e due. Non so quale preferisco, forse queste, perché sono un pochino più particolari. Queste qui, ripeto, vagamente, perché non è uguale, non posso dire che è uguale, però ricorda un po' le croccantelle al prosciutto crudo. Queste invece sono un pochettino più particolari. Bene, detto questo, come sempre, grazie per aver visto il video. Un bacio, alla prossima, ciao!